sono tornati su GTA 5 per nuovo video. Ho voluto passare GTA 5 non so perché da quando hanno aggiunto GTA Online ci sto giocando di più. E comunque oggi vi vorrei far vedere la mia casa su GTA 5 Online. Allora, la mia casa si trova esattamente qui, è questa qui. Quindi direi di entrare subito e cominciamo dall'appartamento, poi andiamo nel garage. Ok, dovrebbe essere costata $1.100.000 se non sbaglio questa casa. Ok, ci siamo. Ok, qui, vabbè, prima qui c'era l'albero di Natale, adesso l'hanno tolto, come hanno tolto anche la neve, peccato. Poi, comunque, qui c'è questo mobile con dei quadri. Poi di qua c'è la stanza dove si progettano le rapine e i colpi, così. Poi, vabbè, qui c'è la cucina, molto bella, con i fornelli e altre cose. Poi qui il divano con la televisione, che se vogliamo possiamo accendere. Qui c'è un telescopio per guardare le nuvole, perché stelle non ce ne sono, quindi le nuvole. Comunque, poi questa è la vista su tutta Los Santos. E quella è la Maze Bank. Poi là in fondo c'è, se non sbaglio, quello dovrebbe essere l'aeroporto. E dietro di me ci dovrebbe essere la scritta di Hollywood, che qui si chiama Vinewood. Comunque, poi saliamo per le scale. E di qua c'è la camera da letto, anche qui con una bella vista su Los Santos. Comunque, mi continua a chiamare Lester perché vuole fare una rapina, ma io non voglio fare la rapina adesso. Poi qui c'è la cabina armadio. Cambiamoci di vestiti, vediamo che cosa abbiamo. Ok, non abbiamo niente, perfetto. Dovrei andare a cambiare un po' di... a comprare un po' di vestiti, magari dopo ci andiamo. Qui c'è il bagno, che mi aspettavo fosse più bello. Comunque, qua ci sono io. Pensavo fosse più bello e anche un po' più grande, visto $1.100.000 la casa. Pensavo fosse anche un po' più grande. Secondo me $700.000 è soltanto il garage, che adesso andiamo a vedere. Quindi... comunque. Qua c'è anche questo bel tavolo con questa libreria. Molto bella. Poi, ok, di qua si esce. Entriamo nel garage. Siamo nel garage, ok, perfetto. Qui ci sono tutte le mie auto. Ce ne dovrebbe essere un'altra per... ci dovrebbe essere un'altra macchina che ho vinto alla prima volta che ho girato la ruota al casinò. Comunque, mi sa che l'hanno distrutta e quindi adesso devo andare a chiamare l'assicurazione per farmela riparare. Comunque, qui c'è la mia 500, che se volete, andando sul sito, questo qua, southernsanandreassuperautos.com, è gratis. Era gratis per il periodo di Natale, adesso non c'è più. Ok, meno male che l'ho comprata. Comunque, vabbè, qui c'è la mia officina, che ancora non ho capito come si usa. Per accedere al... no, non voglio chiamare Martin. Ok, vabbè, poi qui c'è la mia officina. Non so perché c'è una televisione. Probabilmente quando modificherò le mie auto posso vedere la televisione. Qui abbiamo vari attrezzi da lavoro, un PC, altri attrezzi di lavoro. Questi LED che sono bellissimi, li ho notati stamattina. Comunque, usciamo. E chiamiamo
contatti, chiamiamo le assicurazioni. Meriwether, ecco l'assicurazione di Mars Mutual. Ok, chiamiamo. MMI, Fateci we scommettere che expect infatti the mi fanno unexpected. pagare. Ah no, 0 I'll dollari, look into it. perfetto. È disponibile al deposito, ok, quindi prendiamo la mia auto di nuovo. La mia 500, che non si chiama 500 ma è tipo brioso 300. Comunque sì, ho 167.000 dollari, che ho speso tutto per comprare questa casa. Ok, direi che ci vediamo appena sono arrivato al deposito. Comunque, prima di andare a vedere l'altra casa, vorrei farvi vedere la macchina che ho vinto al casinò, che è molto molto bella. Eccola qua. Vabbè, qui abbiamo la nostra 500 e qui abbiamo la nostra dishwasher, che è bellissima. Ho modificato soltanto l'alettone, che non mi piaceva tanto quello che c'era prima. Comunque adesso andiamo a vedere la seconda casa. Direi che ci vediamo appena siamo arrivati. Ok, siamo arrivati alla casa. Allora, andiamo a parcheggiare l'auto nel garage, così vediamo anche prima il garage. Allora, il garage qui. Ok. E poi qui. Ok, entriamo. Dovrebbe essere un pochino più piccola rispetto a di quella. Ah no, aspetta, ma cosa? Ma aspetta, il garage è uguale. Aspetta, proviamo a uscire. Ah no, ok. Il garage era sempre uguale a quello di prima. Comunque la casa è qui. Adesso andiamo a vedere. L'ho comprata ieri, quindi ancora non l'ho vista io però. Entriamo. Comunque l'ho pagata 120.000 dollari, 120.000 dollari se non sbaglio. Entriamo. Bella. Molto molto bella, sembra anche più grande rispetto a quella di prima. Cioè no, a quella di prima, perché ce l'ho ancora quella di prima, eh. Comunque, vabbè, qui c'è sempre la solita stanza per i colpi. Poi qui c'è la cucina. Sì, la cucina. Bella, molto molto bella. Qui piano cottura. La stanza dei vini. Due forni e un microonde. Ok. Qui c'è una panchina, non so il perché. Va bene. Comunque, qui le solite lampade e i cassetti, ok. Qui se vogliamo usare la radio. Poi qui c'è un bel tavolo, il solito telescopio che non può mancare, giustamente. Poi un bel divano, una sala giochi così, cioè una mini saletta se si vuole giocare. Di sotto che cosa c'è invece? Scendiamo. Altre scale con la camera da letto. Ok, andiamo con la camera da letto. Qui una bella vista su questa parte di Los Santos. Vediamo se si vede la scritta Hollywood. No, non la vedo io qua. Comunque, quello lì sopra è l'osservatorio e quello dovrebbe essere un tipo centro di boh, qualcosa, non so. Qui c'è una porta che non si apre, penso almeno sia una porta. Comunque torniamo di sopra, perché ancora non ho visto il bagno io. Non è che non ce l'ha il bagno. Ah no, aspetta, dovrebbe essere. Ah no, no, aspetta, ma non c'è il bagno in questa casa. Non c'è il bagno.
Vediamo, magari è di sotto, insieme alla camera da letto, boh. Perché qui non c'è una... Ah, aspetta. Ah no, qui c'è la camera, la cabina armadio. Ah, eccolo qua il bagno. Ma è uguale a quello... È uguale a quello del... che ho nell'altra casa. Va bene. Comunque, torniamo di sopra e usciamo. Potremmo andare a girare la ruota al casinò, visto che forse devo girare la ruota. Comunque, se non la devo girare, possiamo terminare qua il video. Direi che ci vediamo appena sono arrivato al casinò. Ok, siamo arrivati al casinò. Entriamo. Vediamo se la posso girare la ruota. Se non la posso girare, terminiamo il video. No, mi mancano 2 ore e 21 prima che posso girare la ruota. Quindi usciamo e direi che possiamo terminare qua questo video. Dunque, iscrivetevi al canale, lasciate un like a questo video e a tutti gli altri video. Attivate anche la campanella se non vi volete perdere nessun video. Io vi ricordo che in descrizione c'è il link di Discord se volete entrare. Verrete anche salutati se entrerete nel server. Poi in descrizione c'è anche il link per fare il provino per il team di Fortnite. Fatemi sapere se nei commenti se questo video, se questo tipo di genere di video vi piace, ovvero di GTA 5. Potrei anche portarlo qualche altra volta, magari non in GTA 5 online, ma in GTA 5 storia. Dalle Lego Master è tutto e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao!